Toros Locos contro Amici del Coniglio, il punteggio è inchiodato sullo 0-0 quando siamo nella parte finale del primo tempo e Toros Locos conquistano un calcio d'angolo. Anzi, una rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra capitano di Rienzo. Cardito si muove al centro dell'area, poggia all'indietro per la gran motta di destro che non inquadra però lo specchio della porta. Una rimessa laterale per gli Amici del Coniglio che recuperano la sfera con Cafasso pronto a rimetterla in gioco, l'appoggia corta per il suo libero, targata per lì sulla destra, un rimpallo, fermata l'azione degli Amici del Coniglio, il fallo laterale, sempre in zona difensiva, lungo in avanti a cercare il capitano Rondinella che viene però fermato. Ottima qui l'azione dei biancorossi, palla a terra che hanno cercato di liberare un loro compagno al tiro. Passaggio però, l'ultimo passaggio è mancato, fuori misura, dunque nulla di fatto. E riprende ad attaccare la squadra degli Amici del Coniglio. Ottimo qui il passaggio per Rondinella con Vannella che esce tempestivamente, riesce a fermare tutto. Si riprenderà da una rimessa dal fondo, ottima qui l'azione degli Amici del Coniglio che hanno sfiorato il vantaggio. Adesso ancora fasi confuse al centrocampo, sempre gli Amici del Coniglio, 3 contro 3, il tiro di punta deviato, calcio d'angolo per capitano Rondinella, dalla bandierina di sinistro pronto a mettere dentro la deviazione, uno stesso compagno però gli rimpalla il tiro, ancora la conclusione degli Amici del Coniglio, nulla di fatto però, seguiamo quest'ultima azione, ottimo qui il dribbling, tiro però è sbagliato e allontana la difesa degli Amici del Coniglio, Capasso esce ed evita guai peggiori per i suoi. Era buona l'azione di contropiede dei biancorossi, ultimissima azione prima di chiudere il collegamento, il tiro non inquadra lo specchio della porta, 0-0 tra Toros Locos e Amici del Coniglio.